Benvenuti al punto settimanale di approfondimento dal centro video di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Questa settimana nel nostro studio televisivo ci sono Marco Vinicio Guasticchi per il Partito Buongiorno. Democratico. Maria Grazia Carbonari per il Movimento 5 Stelle. E apriamo subito con l'attualità politica. Sfrutto la presenza di Marco Vigio Guasticchi per sapere in casa PD cosa bolle in pentola, visto che so che lei Guasticchi è uno che frequenta ambienti romani e quindi può darci il termometro, la temperatura che c'è dentro questo partito di maggioranza. Beh, dipende il livello di fusione se per la politica è come per l'ebollizione per l'acqua e la fusione del ferro-lacciaio in, in fabbrica perché diciamo c'è una fluidità estrema eh, certamente è un partito che vive e ha vissuto forti contraddizioni che oggi sono più forti che mai queste primarie organizzate in questo modo insomma secondo me accelerano le tensioni interne piuttosto che smorzarle perché fatta puntate con prima gli iscritti, poi primarie aperte, poi insomma un meccanismo bizantino che, che crea confusione soprattutto non mi sembra adatto a una selezione seria del, dei migliori individui che si possano trovare nel, in ambito politico. Detto questo noi siamo convinti che Renzi può rappresentare l'unica speranza per il PD sicuramente, ma anche per, per il governo della nostra nazione. Ci auguriamo che quanto prima eh, possa ritornare sia segretario del partito che poi presidente del Consiglio, perché è stata un'esperienza smorzata, un'esperienza chiusa a, a metà e ovviamente tante di quelle riforme impostate non, non si sono, sono potute realizzare perché è mancato il tempo. Perfetto, Carbonari, il Movimento 5 Stelle viene dato dai sondaggi come primo partito in questo momento, cioè se si votasse adesso sareste in eh, netto vantaggio. So che ci sono movimenti, vi siete visti ad Ivrea, avrete avuto un momento importante. Ecco, innanzitutto, come vi sentite? Pronti al governo? Perché, insomma, se le stime sono quelle, bisogna che ci sia una squadra pronta, no? Eh, sì, ci stiamo preparando. Stiamo condividendo il nostro programma sull'Ex, il nostro portale, facendo votare gli iscritti. E ci stiamo preparando. Effettivamente, eh, l'atmosfera la, che, che si poteva respirare ad Ivrea era un'atmosfera molto positiva di persone eh, dove abbiamo incontrato molti nostri molti colleghi consiglieri regionali parlamentari eh, abbiamo parlato diciamo, di questo di quello che è il progetto del movimento 5 stelle eh, il tema era proprio il futuro ecco mh, credo che eh, la differenza tra noi e il partito democratico è che noi cerchiamo di, eh, di vedere di guardare avanti eh, di guardare al futuro a come evolveranno oh, le varie tematiche, il lavoro in primis su cui è stato fatto anche un convegno. E mh, è importante poiché eh, guardando al passato o come sono stati risolti i problemi nel passato, non credo che eh, sia insomma, la, la strategia migliore per pensare. Eh, a come vogliamo governare la nostra nazione eh, in futuro e le nostre regioni. Io penso che siamo pronti, ci stiamo preparando sempre di più perché la sfida è sicuramente forte. Eh, però mh, vedo insomma una grande crescita all'interno del movimento, quindi di questo sono soddisfatta, siamo tutti soddisfatti, e quindi andiamo avanti nella speranza mia, perlomeno, e di tutti i nostri attivisti, di non vedere di nuovo Renzi, purtroppo, <ride> al governo di questa uh, nazione, eh, perché è una persona che ha fatto, ha, è andata avanti con una politica di annunci, di promesse continue, beh, che eh, se andiamo a, poi alla resa dei conti bisogna vedere quante sono state soddisfatte. Io penso che i nostri cittadini non ne possano più di promesse continue, eh, c'è bisogno di fatti concreti, quindi meno parole e più fatti. E quello penso che noi eh, siamo molto in linea con questo concetto. Bene, due vedute completamente diametralmente opposte, come è giusto che sia perché il confronto politico a ciò serve. E entriamo anche nei temi che sono diciamo, di attinenza Umbra, specificamente Umbra. E il tema numero uno, I temi numero uno sarebbero più di uno perché già il lavoro che lei ha nominato è una questione importantissima. Io però volevo partire dall'argomento che poi occuperà anche una seduta intera del, dell'Assemblea legislativa del Consiglio regionale ed è il post-sisma. Si parla di danni indiretti per le imprese, per le aziende, per gli artigiani, per chi lavora, cioè non è solo un problema di case da ricostruire, di alloggi, ma anche ecco, gli allevatori, tutta questa eh, problematica. Eh, guasticchi. La regione che cosa, qual è il prossimo passo diciamo, nei confronti di queste persone che attendono risposte eh, dalla politica, non solo dalla regione Umbria, chiaramente è un discorso che riguarda lo Stato italiano. Ah, intanto penso in queste ultime fasi, ultimi mesi del terremoto, è venuto prepotentemente alla ribalta un problema che, che si conosce, ma si finge di non, eh, di non conoscere. Ovvero la, la burocrazia che, che pesa in maniera incredibile sulla possibilità di procedere velocemente al recupero, alla ristrutturazione, alla, alla, diciamo, a, a ricreare un, un habitat eh, civile e abitabile da parte di coloro che hanno perso tutto. Questo è un elemento su cui bisogna riflettere, perché da agosto ad oggi le risorse sono state stanziate, però per una serie di cavilli burocratici... Eh, le gare non sono state fatte, ne sono state fatte pochissime. Sono vincoli che rendono impraticabili eh, diciamo, l'accesso a gran parte delle imprese umbre. Anche questo è un problema che andrebbe approfondito, nel senso che in tutte le regioni si cerca di aiutare l'economia territoriale in maniera trasparente, lecita e tutto, eh, consentendo quindi anche uno sviluppo dell'economia sana locale. Il eh, terremoto è un'opportunità per, per tutti perché dal dramma eh, potrebbe rinascere un volano economico importante, soprattutto per le popolazioni che sono state interessate drammaticamente da questo duplice evento. E allora, e su questo, vedo invece una, stat una staticità eccessiva, ma non da parte della regione che ha, ha pochi strumenti da questo punto di vista, ma da parte di coloro che dovrebbero invece consentire ai sindaci di avere più autonomia, di poter procedere più velocemente alla, allo sgombero delle macerie, perché ancora stiamo parlando di sgombero delle macerie in molti casi. L'Umbria eh, sembra che sia messa molto meglio di altre regioni, però il rischio è che più mesi passano e più l'oblio sovrasta tutto questo dramma che ancora è nella sua totale interezza. Quindi ho visto una grande attenzione, dico ho visto perché ovviamente l'Assemblea eh, legislativa ha ruoli marginali da questo punto di vista perché poi è l'esecutivo che decide, si muove e, e, e opera. Qui non c'è una strategia politica, qui c'è una strategia operativa che deve portare dei frutti. Quindi siamo totalmente disponibili a qualsiasi azione per sostenere la, la ripresa, danni e eh, il recupero ovviamente, danni indiretti. Ebbene che, la gente, che, che chi parla dei danni indiretti si chiarisca un po' le idee, ci faccia capire quali sono, dove sono e soprattutto le soluzioni, perché a volte secondo me non basta uno spot televisivo per risolvere il problema che è un problema atavico delle strutture ricettive nei nostri, nella nostra regione, perché l'industria della ricettività purtroppo ancora in Umbria non ha quelle caratteristiche di forte dinamicità che c'è in altre regioni, marche in primis, tanto per essere chiari. Ma la Romagna, cioè zone dove il turismo è realmente affrontato in maniera seria e non monopolizzato da associazioni, da, 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 da gruppi di imprenditori. Cioè noi viviamo in, nella nostra regione un piccolo e bello da questo punto di vista, ma che è totalmente inefficace perché ognuno fa, gioca una partita a sé stante. Carbonari, eh, la ricetta del Movimento 5 Stelle su questo, voi avete molte volte alzato la voce anche in difesa degli allevatori, per esempio, perché non ci sono solo le persone, ma anche gli animali, hanno trascorso un inverno praticamente all'addiaccio. E quindi è un discorso che riguarda, come diceva Gasticchi, anche il turismo, perché in effetti c'è da fare promozione, c'è poi anche il danno della comunicazione, purtroppo, lo sottolineo perché quando si dice terremoto a Perugia sembra che sia venuta giù. L'intera regione, quindi il danno è grosso e variegato. Come si esce da questa emergenza? Allora, il danno è grosso oh, e ha colpito chiaramente le strutture, ma come diceva uh, lei ha colpito anche tutte le attività turistiche ricettive eh, commerciali che non solo si trovano nelle aree del cratere, ma che riguardano proprio tutta l'Umbria perché abbiamo avuto parlato con varie associazioni di commercianti e eh, il danno è grave perché la nostra è una regione Danno indiretto, chiaramente oltre quello diretto, è una, una regione molto piccola e viene sopra sia dall'Italia ma anche dal resto d'Europa e del mondo. Addirittura si parla di centro Italia, terremoto in centro Italia, quindi Perugia è uguale a Norcia per loro. Eh, ci hanno detto che, che l'intera Umbria è stata cancellata da a, a alcuni percorsi, alcune gite scolastiche. È chiaro che il danno è notevole, non è che abbiamo in genere noi molto investito sul turismo sempre, eh? però adesso è diventata una cosa, cioè un, un danno veramente forte e, e la situazione è che c'erano negozianti che dal, dalla sera alla mattina hanno visto azzerati i, i loro incassi, chiaramente gente che ha degli impegni, ha dei mutui. E quindi qual è la ricetta? Eh, la ricetta è che in primo luogo i fondi che sono stati stanziati per il danno indiretto sono pochi, perché se sono 23 milioni su quattro regioni a noi spetterà circa, anche se riguarda non soltanto l'area del cratere, ma sembra un po' tutta l'Umbria, però sono veramente minimali. No? Eh, il tema, quindi è che ci vogliono più soldi, ci vuole comunque una volontà politica di fare di, di farle certi interventi e di sostenerle. Di sostenerla questa regione anche da questo punto di vista. Se andiamo sempre, eh, cioè abbiamo stanziato quattro spicci, diciamo così, tra virgolette, che non saranno sufficienti e non, non eh, basteranno per, eh, perché mi sembra di aver capito che saranno, copriranno soltanto sei mesi di tempo. Quindi, altrimenti si, rischia di, eh, si rischiava di incorrere nell'aiuto nella, nell di Stato. Ma sei mesi, qui la situazione è veramente drammatica, quindi più so la ricetta, più soldi, meno burocrazia perché si muore di burocrazia, va bene? Più soldi e soprattutto siccome lì torniamo sempre a quella di storia che eh, il governo centrale non ce li mette perché c'è una serie di vincoli, poi una serie di problemi adesso col bilancio. Cioè c'è la possibilità di efficientare. Allora, siccome soprattutto in determinati momenti, in determinate fasi della vita del nostro Paese c'è bisogno di mettere le mani con urgenza in certe situazioni, allora si provveda a un efficientamento serio. Sono anni che ce la raccontano su questa storia, non è stato mai fatto da nessuno. Ora, credo che non si possa più andare avanti così, per cui... Più ricetta, più soldi, meno burocrazia, più tempo e più aiuti ai commercianti, altrimenti vorrei dire che li facciamo chiudere un po' quasi tutti. Posso, senz'altro, perché mi trovo pienamente d'accordo con la collega. C'è anche una situazione paradossale che riguarda la burocrazia. Per esempio, mi dicevano alcuni sindaci preoccupatissimi, tra l'altro di questa cosa, che dove è stato possibile da parte dei cittadini di attrezzare delle cassette di legno nel giardino di casa, cioè addirittura lì c'è il rischio, c'è la certezza che potrebbero essere denunciati per abusivismo edilizio. Cioè, è possibile che di fronte a un dramma di questa. Di questa natura noi si applichino, si debbano applicare le stesse regole di una situazione ordinaria? Cioè, a me è questo che mette paura. Cioè, il terremoto è la dimostrazione che se noi continuiamo a potenziare le strutture burocratiche perché tutti i controlli, i supercontrolli, tutte le varie strutture che vengono fatte dall'anticorruzione che serve assolutamente al, al commissario straordinario per il terremoto. Cioè, il terremoto si poteva gestire tranquillamente con le regioni, con i presidenti di regione, come hanno fatto nel 97, tra l'altro, una, una ricostruzione del 97 che ha preso più risorse che, che questa che oggi andiamo ad affrontare. Allora, o riusciamo a, a, a capire che l'emergenza si chiama emergenza non a caso, e quindi aiutiamo questa gente in tutti i modi. Cioè, ma uno, un cittadino che ha la casa distrutta e mette una casa di legno in giardino viene denunciato per abusivismo edilizio in una zona terremotata. Allora, questo è uno, dei, de, è uno delle centinaia di, di follie che si sta vivendo sul dopo terremoto. I commercianti sono alla rovina totale perché in quelle aree non c'è più nulla. Gli allevatori vivono la giornata isolati, emarginati perché poi ogni allevatore ha delle... Peculiarità, particolarità che, tra l'altro, ha affrontato da una parte con la crisi economica, da una parte la crisi strutturale del terremoto, dall'altra la presenza anche di animali predatori che, in virtù no, di diktat di, 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 di europei, non possono essere limitati assolutamente. Quindi, oggi vivere in quei territori è una maledizione che non si riesce a capire come poterla eh, sopraffare. Questo è un dato oggettivo. Eh, economia passiamo a un altro settore in particolare volevo dire quello dei trasporti. So che vi eh, coinvolgerà entrambi. Comincio però da Carbonari che ha fatto una conferenza stampa con il Movimento 5 Stelle su quello che è un po' il nodo centrale eh, che riguarda i trasporti, ma riguarda quindi i pendolari, riguarda la vita di tante persone. La ex ferrovia Centrale Umbra so che anche Guasticchi avrà le sue idee perché. Più volte si è interessato di questo problema. Allora, nella vostra conferenza stampa avete detto crisi totale, non c'è nemmeno il bilancio, la ferrovia è interrotta, la gente scende, prende il pullman, ma ci vogliono ore e ore e ore per raggiungere Perugia dall'alta valle dell'Umbria. Allora, innanzitutto ci sono novità, ci sono ulteriori notizie che riguardino questa azienda trasporti e quindi i trasporti in generale. Allora, l'azienda Trasporti non, ci, non solo non ci sono novità, eh, ma quelle annunciate in più occasioni, sia dall'assessore eh, Bartolini, sia dal, dal dottor Caporizzi, sono state sempre smentite perché giorno, mese dopo mese, giorno dopo giorno è stata ritardata l'approvazione del bilancio, eh, ci sono state date delle aspettative eh, che mai sono state eh, poi hanno trovato riscontro, eh, ci avevano assicurato che entro febbraio eh, sarebbe stato approvato il bilancio, quindi tutta la nostra comunità avrebbe potuto conoscere i veri. La vera situazione debitoria della, di Umbria Mobilità e quindi anche le prospettive. Non è, avvenuto, non è così, siamo al 10 aprile eh, e ancora non, nessuno di noi è in grado di sapere quale è la situazione non al 31 dicembre 2016, ma neanche al 31 dicembre 2015. Quindi, la situazione sicuramente, se non è stato approvato il bilancio, vuol dire che i problemi ci sono, sono notevoli. E eh, riguardano principalmente appunto la carenza notevole di eh, risorse. In, in una situazione di questo genere, eh, i fondi che vengono, che vengono erogati, che sono stati erogati negli, anni, negli ultimi anni mh, dalla uh, nostra regione per la manutenzione, la manutenzione della rete ferroviaria. Sembra che, cioè non sembra, non sappia, diciamo che non sappiamo ad oggi come sono stati utilizzati, perché la, uh, questi fondi devono essere utilizzati per uh, fare manutenzione. Ma se hanno chiuso dei tratti e forse qualche altro tratto potrebbe essere a rischio chiusura, cioè uno più uno fa due. Vuol dire che la manutenzione non è stata fatta in tutti questi anni. Ora abbiamo chiesto le rendicontazioni. Intanto abbiamo chiesto, in chiesto un'audizione dell'ingegner Fagioli, poiché a molte eh, nostre domande eh, il dottor Caporizzi rispondeva di chiederlo all'ingegner Fagioli, che probabilmente è l'ingegnere che si occupa della, eh, diciamo della manutenzione o forse è eh, a capo del progetto della manutenzione della rete. Ora abbiamo chiesto. Di, uh, abbiamo chiesto la convocazione dell'ingegner Fagioli per fare queste domande direttamente a lui perché ce lo dovranno dire. Numero uno, qual è lo stato dell'arte attuale di, della ferrovia centrale Umbra? Le manutenzioni sono state fatte in questi anni? Uno. Due, i fondi che la regione gli ha ogni anno uh, erogato sono stati utilizzati per la manutenzione? E se sono stati utilizzati per quello, come mai, si sta, come mai si è chiuso un tratto e magari potrebbe, forse, ci sono voci che potrebbero chiudersene altri? Quindi la situazione secondo noi è molto grave. Noi eh, abbiamo fatto questa richiesta, non c'è ancora arrivata in realtà la risposta da parte del presidente della commissione di convocazione. Però io uh, uscirò da qui chiamando uh, il Presidente della Commissione e chiedendo che venga calendarizzata questa data, perché noi, vog noi vogliamo conoscere, ma non noi come forza politica. I nostri cittadini devono conoscere quale sarà il futuro della Ferrovia Centrale Umbra, numero uno. E poi che cosa, uh, come sono stati utilizzati questi soldi. Ora, il dottor Caporizzi, siccome noi avevamo già parlato di questa cosa, volevamo conoscere questa rendicontazione, ci ha mandato una rendicontazione. Però, però devo dire che risponderò al dottor Caporizzi perché non ritengo che quella sia l'effettiva uh, rendicontazione, perché quello che ci ha mandato sono semplicemente i flussi di cassa. Io non voglio conoscere i flussi di cassa, premesso che poi ho preso anche degli spunti da questi flussi, no? Su cui indagherò chiaramente. Ma io voglio conoscere quante manutenzioni sono state fatte, dove, si, avete, dove siete intervenuti, in che tratto, negli anni, in questi anni. Non voglio sapere chi hanno pagato, voglio sapere i lavori che sono stati fatti. Vogliamo eh, sapere questo. Perfetto, ecco. non c'è ancora la risposta no, al quesito nessuna, che avevate sollevato no, tempo Presidente Guasticchi, l'argomento la riguarda anche perché lei ha seguito, proviene anche da quella zona, no? quindi sì, vivendo... conosce le difficoltà delle persone. No, vivendo ad Umbertide sono rimasto allibito quando ho preso atto dai giornali, tra l'altro, che sarebbe stata chiusa la tratta Umbertide-Sansepolcro. Umbertide Ma allibito perché negli anni eh, io ero a conoscenza di importanti risorse messe a disposizione dell'FCU che sono state utilizzate prevalentemente per fare sottopassi, eh, soprapassi, allora è come se in un autodromo vengono curate le tribune e l'asfalto cade a pezzi, non penso che sia una cosa razionale. Ecco, allora su questo per esempio anch'io vorrò delle spiegazioni, al di là del fatto che bisogna anche avere una chiara strategia su quello che si vuole fare dell'FCU. Allora, tornando indietro nel tempo, io penso che uno dei più gravi errori che furono fatti subito dopo la guerra fu l'eliminazione della ferrovia Fossato di Vico-Arezzo, che eh, avrebbe collegato l'Alto diciamo, Tevere con leugubino Gualdesi. Se negli anni ci fosse stata quella ferrovia non fosse stata smantellata, probabilmente. Molte morti e soprattutto oh, un traffico che è diventato praticamente impossibile si sarebbero evitate Tra l'altro danno forte contributo a quello che è il trasporto ecologico. Tra le altre cose, parlando di questo velocemente, mi viene anche in mente un'altra strategia folle dell'FCU. Quando fu sostituita tutta la rete elettrificata e quindi i locomotori elettrici con eh, motrici a gasolio. Penso che sia stato l'unico caso al mondo, non so se in Bangladesh o in India abbiano fatto scelte del genere qualche decennio fa. E poi, grazie a Dio, ulteriori risorse spese per rielettrificare la linea. Ma allora, io non voglio dare ragione al Movimento 5 Stelle, perché per, eh, ovviamente per il gioco delle parti bisognerebbe non condividere alcune contestazioni, ma alcune delucidazioni. Da uomo che ha un minimo di raziocinio e, e che legge i giornali, le pretenderò. Cioè, ho detto tre elementi che valgono milioni e milioni di euro eh, e che oggi hanno portato allo smantellamento momentaneo dell'FCU. Io dico mi auguro momentaneo perché l'FCU è una risorsa troppo, troppo importante. Allora, una strategia. Eh, capire quello che è successo, ma soprattutto capire cosa si vuole fare domani. Ecco, quindi... La politica quindi ci sta lavorando e attende risposte. vedo che stiamo andando verso la fine, siamo agli ultimi minuti. Allora Guasticchi le faccio un'altra domanda. Lei ha una posizione precisa su un evento che sta facendo molto discutere proprio la città di Umbertide, cioè la costruzione di una moschea. Addirittura lei praticamente la pensa come la Lega, Guasticchi. No, io la penso come <ride> la stragrande maggioranza degli Umbertidesi che non sono mai stati consultati su questa vicenda dall'ex sindaco l'onorevole Giulietti che ha iniziato questa operazione, ma soprattutto per una cosa semplicissima, cioè non è una moschea, è la terza moschea d'Italia, parliamo di una, di una struttura di più di mille metri quadrati, per, eh, in un contesto, in una realtà che ha 18.000 abitanti, di cui 2.700 sono extracomunitari. Ma allora, cioè Umbertide o l'Alto Tevere non sono come Mazzara del Vallo, perché Mazzara del Vallo ha una comunità di 5.000 eh, magrebini, ma che hanno tutti un'occupazione importante nel settore della pesca. A Mazzara del Vallo c'è la più grande, più grande flotta peschereccia del, del Mediterraneo, allora lì anche la vicinanza ha una logica, cioè creare dalla mattina alla sera. Un contesto così impattante come la, una moschea, perché poi chiariamoci, si è parlato di centro culturale islamico, fino a che il sindaco definitivamente rompe gli indugi e scrive una lettera al ministro degli interni, non ho capito, la potrà scrivere anche al sottosegretario Bocci che umbro, dove si dice che visto l'insediamento di una moschea, oh, finalmente si dice la verità. È necessario un maggior controllo, maggiori forze di polizia o cos'altro. Ma una comunità di 18.000 abitanti, ma la puoi mettere di fronte a una situazione del genere? Una, una situazione dove il comune ha avuto un ruolo fondamentale, dove il terreno dove, che, dove sorge la moschea è stato venduto dal comune per questo obiettivo, è stata fatta una variante di... Una variante urbanistica, è stato tolto quel terreno che era per, eh, per le serre a disposizione dei disabili, è stato modificato per consentire la costruzione di questa, di, di questa struttura. Allora, non è la Lega, la Lega ci si butta pesce per speculare sulle, sulla vicenda, però oggettivamente, qualcuno che ai cittadini gli dice che è stato fatto una follia, un errore gravissimo e che oggi si cerca in qualche modo di recuperare l'errore, se è possibile, penso che sia giusto, non è PD, Lega o cos'altro. Io, visto che ci vivo e conosco le problematiche e so quello che stanno dicendo, e so quello che non dicono coloro che hanno creato questo problema, allora è necessario che anche nella SIS regionale... Questo tema si affronti come lo affronteremo ulteriormente nelle prossime riunioni a terza commissione. C'è uno spicciolo di tempo, Maria Grazia Carbonari, su quest'ultimo argomento. Lei cosa pensa? Ma su, uh, sono d'accordo su. Uh, mi dispiace su questo... No, sono d'accordo su una cosa. Uh, ritengo fondamentale, e questo dovrebbe essere un, un, una. Un, un elemento comune per tutti gli amministratori locali. Quando si fanno degli interventi all'interno delle proprie citt delle città amministrate, delle regioni amministrate, interventi di questo genere, come possono essere, per esempio, per la mia città è stato il biodigestore che ora sta, verrà costruito. Ora, sono interventi impattanti, no? non è che vado a costruire un campetto di calcio o, o, oppure una, una struttura che non crea. Uh, diciamo, un qualche fermento. Ora, si dovrebbe, a mio parere, fare un'assemblea aperta, si dovrebbe in primo luogo sentire i cittadini. Noi a Roma, per esempio, e questa è la differenza eh, che voglio eh, puntualizzare con, eh, con altri partiti, noi stiamo facendo delle consultazioni online per sentire i cittadini, in quel caso della città di Roma, ma in questo caso della città di Umbertide, che cosa ne pensano i cittadini? Come a Foligno, che cosa ne pensavano i cittadini di Foligno? Poi andava bene ai cittadini? C'erano i presupposti anche di legge rispettati? Perché la legge bisogna sempre rispettarla, eh? anche se va bene ai cittadini, ma se non si rispetta la legge. Ora, in presenza di entrambi le eh, ipotesi, eh, il sindaco che amministra quella città va avanti. Ma al All'oscuro, cioè si possono prendere decisioni del genere all'oscuro di quello che pensa la propria cittadinanza? Perfetto, il concetto è chiaro, questa sarebbe la buona politica. Bravo. Grazie per averci ascoltato, appuntamento alla prossima settimana.